Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Interrogatori di garanzia questa mattina all'Aquila per il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, Giovanni Imparato, e per il commercialista Paolo Lavalle, arrestati martedì scorso per un presunto giro di mazzette. Imparato ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Filippo Tronca. Guardi, fino a quando non si leggono tutte le carte nella loro interezza, farsi idee sarebbe il più grosso errore che ci può essere sulla faccia della terra. Così Antonio Di Michele, avvocato difensore di Giovanni Imparato, capo del settore legale e di fatto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, arrestato il 10 maggio ora ai domiciliari per un presunto passaggio di mazzette finalizzato ad ammorbidire un contenzioso fiscale e che oggi è stato ascoltato nel Tribunale dell'Aquila dal PM della Direzione Distrettuale Antimafia, David Mancini. L'attività investigativa ha interessato l'operato di Imparato nelle sue vesti di funzionario dell'Agenzia delle Entrate nei riguardi della Cross Città Mercato, società gravata da un pesante contenzioso tributario da ben 38 milioni di euro. In particolare, nella mattinata del 19 aprile scorso, le Fiamme Gialle pescaresi hanno filmato a Roma un incontro tra i due indagati, immortalando la consegna al pubblico funzionario da parte del commercialista Lavalle di una busta contenente 15.000 euro. Una mazzetta, secondo l'accusa, pagata per pilotare a favore del contribuente il pesante contenzioso e per interrompere l'azione di pignoramento già intrapresa da Equitalia sui beni della società. Ipotesi del resto rafforzata da un'intercettazione ambientale in cui Imparato esclama: un milione a me spetta, io semino sempre e poi raccolgo quando si raccoglie. E ancora: sai quanto vale questo scritto che ho fatto io? Sono 38 milioni e un milione spetta a me. L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che si costituirà parte civile a tutela della propria immagine nell'ipotesi in cui venisse instaurato il procedimento penale. E ieri a Roma la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne ai 4 imputati per il crollo della casa dello studente dell'Aquila nella notte del 6 aprile 2009, sotto le cui macerie sono morti 8 studenti. Il servizio. La casa dello studente dell'Aquila era un castello di carte, un edificio pericoloso ad altissimo rischio crollo in caso di terremoto, come poi fatalmente avvenuto la notte del 6 aprile 2009, causando la tragica morte di 8 studenti. E nessuno dei professionisti avvicendati a restaurare l'edificio costruito nel 1965 ha predisposto interventi di consolidamento necessari, agito per garantire la sicurezza di chi ci viveva. Queste in sintesi le motivazioni della sezione penale della Suprema Corte, che ha confermato ieri sera a Roma in via definitiva le 4 condanne a 4 anni di carcere per Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone e Berardino Pace, tecnici del restauro alla struttura eseguito nel 2000, e a 2 anni e 6 mesi per Pietro Sebastiani, tecnico dell'Azzu e presidente della commissione di collaudo. I reati sono quelli di omicidio colposo, disastro e lesioni. Alla lettura della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante Rocco Blaiotta, scene di commozione soprattutto tra i familiari delle vittime presenti in aula e fra gli avvocati di parte civile. Ma la sentenza ha colto di sorpresa anche quanti erano convinti che le tesi della difesa potessero avere successo. Le difese infatti avevano chiesto, tra le altre cose, di dichiarare il reato estinto per prescrizione dal momento che, secondo loro, i termini sarebbero scattati da quando sono avvenuti i lavori contestati nelle accuse, quindi dal 2000. Passaggio decisivo alla relazione del giudice Daniele Cenci, che ha citato ancora una volta ampi stralci della relazione tecnica del perito del GUP, la professoressa Gabriella Mulas. Il terremoto del 6 aprile, ha ribadito Cenci, non poteva da solo costituire la causa del crollo, determinato invece anche dalle gravi deficienze strutturali e da plurimi elementi di appesantimento dopo i vari interventi di ristrutturazione. Inoltre gli edifici intorno non a caso sono rimasti in piedi. E aggiunto Cenci, sarebbe stato sufficiente leggere anche solo la prima pagina del progetto del 1965 per capire che l'edificio così com'era progettato non poteva garantire la sicurezza. Toccanti al termine dell'udienza le parole di Lilli Centofanti, che nel crollo ha perso il fratello Davide. Non è morto andando in guerra, non è questa l'università, è morto facendo il suo dovere e non è giusto. E ha aggiunto Anna Maria Cialente, mamma di Francesco Esposito, altra vittima: i nostri ragazzi non ci sono più, il dolore rimarrà tutta la vita, non c'è somma che ce li riporterà a casa, ma almeno hanno avuto giustizia, ha detto asciugandosi le lacrime.
Ancora cronaca, 20.000 metri cubi di liquami prodotti dai maiali riversati su terreni agricoli vicino al rio Mozzano, affluente del fiume Aterno, e una trentina di suini morti ammassati in fosse comuni. Per questo il Corpo Forestale dello Stato ha sequestrato un allevamento intensivo nel comune di Capitignano che gestiva illegalmente la filiera dei rifiuti prodotti, operando in assenza sia di autorizzazione integrata ambientale, obbligatoria per gli allevamenti intensivi, sia delle autorizzazioni necessarie per la gestione di rifiuti e per la pratica della fertirigazione. Gli animali morti giacevano in una sorta di cimitero all'aria aperta costituito da due fosse comuni senza nessun presidio di protezione sanitaria ed ambientale. L'indagine, partita nell'ambito di un vasto controllo sulle matrici inquinanti del fiume Aterno, colpito da tempo dalla presenza di salmonella, ha portato all'individuazione dell'impianto zootecnico intensivo nell'alta valle dell'Aterno, con potenzialità fino a 4.500 suini, che operava sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ambientali e per la corretta gestione degli affluenti zootecnici e degli altri rifiuti aziendali. Inoltre, durante il controllo dei registri dell'allevamento è emerso come una parte degli animali sia stata destinata alla produzione di salumi per prestigiose etichette del Nord Italia, aspetto che sarà oggetto di un approfondimento da parte del Corpo Forestale dello Stato. E il Corpo Forestale dello Stato sta conducendo una vasta operazione di controllo sugli equini lasciati dai proprietari allo stato semibrado al pascolo nell'area aquilana del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'operazione, denominata Briglia Sciolta, ha portato al controllo, con l'ausilio di veterinari ASL, di più di 250 animali tra cavalli e muli. I forestali hanno elevato sanzioni rilevando illeciti penali e amministrativi per violazione delle normative relative alla registrazione degli equini alla Anagrafe attraverso l'applicazione del previsto microchip, oltre che per la violazione delle normative previste per la monticazione e la guardiania del bestiame. Denunciato uno degli allevatori proprietari dei cavalli controllati, con multe che hanno raggiunto i 25.000 euro. E la crisi al comune di Teramo, dopo le dimissioni di altri 5 assessori, ha trasformato la seduta pomeridiana del Consiglio Comunale in un confronto scontro tra opposizione e maggioranza. Il servizio. A Teramo le dimissioni del gruppo di Futuro In scatenano gli avversari politici. Questo pomeriggio, infatti, la seduta del Consiglio Comunale si è trasformata in un confronto acceso, anche se per pochi minuti, tra il primo cittadino e il Partito Democratico, che, dopo pochissimo, ha abbandonato l'aula. Se viene opportuno oggi aprire una discussione con il Consiglio Comunale su una situazione di una gravità enorme, con una giunta spaccata, dimezzata, vuota, la banca di una giunta vuota senza assessore, una maggioranza dilaniata, ritiene opportuno oggi aprire questa discussione o no? Perché altrimenti, se lei ritiene, non ritiene di aprire la discussione sull'unico tema su cui dobbiamo discutere in questa città, sulla città che affonda, su questo teatrino che voi mi state mettendo in piedi, in questo tavolo politico che non si capisce che cosa è stato in questa città. Le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni del primo cittadino e il ritorno immediato al voto. Non ci presteremo più a questo teatrino che ormai è diventato questo Consiglio Comunale, di una giunta che non ha rispetto del Consiglio Comunale, che non ha rispetto della città, che non ha il rispetto dei cittadini. E guarderemo con grande attenzione anche a coloro che in queste settimane hanno cercato di smarcarsi da questa giunta, perché ora, se decidono di rientrare, per loro è finita. Perché hanno adesso l'occasione chiave per poter chiudere questa esperienza fallimentare per la città. Una città distrutta, una città con piccoli feudi, una città con voti clientelari che porterà alla distruzione totale se non si cambia subito passo, e noi abbiamo detto che il sindaco si dimetta immediatamente e dia mandato e dia la possibilità a un'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle di cambiare veramente e dare una svolta a questa città. L'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, promotore di Teramo soprattutto, tutto sottolinea nuovamente il ruolo del suo gruppo, che nell'ultima seduta consigliare ha dato l'ultimatum a Brucchi dopo l'uscita dalla maggioranza di Al Centro per Teramo, nel porre al centro del confronto questioni che esulano dalla semplice occupazione di un posto in giunta. Un'azione di questo tipo in questo momento forse da un lato complichi l'evoluzione del tavolo, e dall'altro, laddove il sindaco secondo me abbia ben deciso di iniziare a fare il sindaco, forse lo faciliti.
Anche questa volta il sindaco Maurizio Brucchi ha scelto la via del silenzio, ma nonostante questo in apertura del Question Time ha fatto capire bene che continuerà ad amministrare la città. Ho riflettuto molto questa mattina su quello che c'era da fare. È in corso un tavolo politico che ha il compito di affrontare, di cercare di risolvere questa situazione e quindi ho ricevuto gli assessori delle altre forze, della delegazione delle altre forze politiche che mi hanno dato la loro disponibilità a secondare queste forze che sono le mie scelte, e io ritengo che questa città ha bisogno di essere amministrata e quindi almeno nelle more che si definisca il quadro politico, il nuovo assetto politico, e quindi ho deciso di continuare nell'attività amministrativa. E il Consiglio Comunale di oggi si è aperto con la consegna simbolica della cittadinanza onoraria all'onorevole Marco Tancredi. Pannella, assente per problemi di salute, ma in diretta web attraverso Radio Radicale. Ogni tanto la voce si interrompeva dalla commozione, e una delle cose che mi disse quanti ne siamo a Teramo, mi fece notare che lui diceva quanti ne siamo, ma quanti ne siete, quanti ne siamo a Teramo, e lui disse guarda Marco saremo circa 56.000, poco meno, e lui mi disse bene, abbracciami tutti i miei concittadini. La cittadinanza onoraria Marco Pannella pertanto trova in sintesi le seguenti motivazioni: un politico che ha saputo coniugare le battaglie per i diritti da affermare nel paese con quella per difendere la sua città, per le quali è stato talvolta anche protagonista e fautore. Per l'affetto che ha custodito verso Teramo, sempre lodata ed evidenziando le qualità di territorio e cittadino. Per l'esempio di disinteressata e lungimirante passione civile. Per la carica innovativa della sua visione politica, per la lealtà e l'onestà con cui ha sempre condotto la sua azione. Con queste ragioni e orgogliosi di compiere tale atto, la città e il Consiglio Comunale, in segno di affettuosa gratitudine, di tenero orgoglio e di istintiva stima, porgono al nostro illustre concittadino le chiavi della città. E sono fiero di assegnare a Marco Pannella la più alta onorificenza civica. Questo è quello che... Quando ha saputo di questa cittadinanza, come ha accolto questa notizia? È contento per l'omaggio che gli dà Teramo, è un riconoscimento a cui tiene molto, ma lui tiene soprattutto alla sua eredità politica, che non vada perduta e che si porti avanti. Anche a Teramo il Partito Radicale, viva il Partito Radicale, viva Marco Pannella, che non muoia mai Marco Pannella e soprattutto non muoiano mai le sue idee. Anche a Pescara studenti e professori in piazza per protestare e dire no ai test in balzi e chiedere una nuova didattica. Paolo Renzetti. Oggi c'è questa raccolta di firme, questo banchetto in Piazza Salotto a Pescara, boicottiamo i test in balzi, perché? La lotta contro gli invalsi è parte di questa lotta per affermare questo tipo di scuola, una scuola che non sia discriminante, è una scuola che sia unificante, che non divida i buoni dai cattivi, ma che lotti e che si spenda quindi nell'insieme affinché sia una scuola nell'insieme di qualità, perché non può esserci una scuola buona e una scuola cattiva, deve esserci una scuola buona e una scuola che deve diventare buona, e quindi noi oggi siamo in piazza per protestare contro i quiz invalsi, ma per protestare contro la logica di dividere le scuole tra buone e cattive. Se noi riteniamo che i quiz invalsi, appunto, li chiamiamo quiz o indovinelli, perché non hanno nessuna base didattica, sono molto arbitrari, presumono di essere uguali quando le classi sono differenti, i programmi sono differenti, e quindi riteniamo che debbano essere non solo boicottati, perciò siamo oggi come insegnanti ma corpo docente in piazza a scioperare. Oggi noi studenti siamo in piazza assieme agli studenti di tutta Italia per boicottare i test invalsi, li boicotteremo sia all'interno delle scuole lasciando il test in bianco, che in questa manifestazione proveremo a trovare delle alternative a questo modello di didattica e valutazione che non riteniamo più adatto, perché siamo stanchi di essere
classificati e messi in competizione da una valutazione numerica. Riteniamo che serve una valutazione narrativa e come questo riteniamo non più adatto anche l'attuale modello di didattica frontale. Inoltre siamo qui in piazza anche contro l'atteggiamento repressivo di molti dirigenti scolastici, in primis quello del Misticoni Bellisario, dove sono stati sospesi oltre 150 studenti, e anche al Volta, dove sono stati minacciati di ritorsione gli studenti che avrebbero boicottato i test Invalsi. Siamo qui anche per sostenere i referendum sociali contro le tre principali riforme antidemocratiche del governo Renzi. E oltre 1000 pensionati abruzzesi saranno il 19 maggio a Roma per chiedere più risorse per l'invecchiamento della popolazione. Vediamo. Giovanni Orsini, WIL regionale, quali sono i motivi di questa manifestazione del 19 maggio a Roma? Ma noi pensionati abbiamo una cosa da rivendicare, i nostri diritti e la nostra dignità. Questo governo la calpesta, l'ha calpestata e seguirà a calpestarla. Vedete quello che sta succedendo sulla riforma della legge Monti-Fornero, tutti quanti dicono che la vogliono cambiare e nessuno la cambia. Purtroppo per voi giovani, per i giovani sarà dura, perché non avranno né un futuro lavorativo ma nemmeno un futuro previdenziale. Quindi noi lavoriamo per questo e andiamo in piazza, circa 1100-1200 pensionati d'Abruzzo, 23-24 pullman, per rivendicare queste cose. 360.000 circa pensionati che ci sono nella nostra regione, dell'INPS possiamo dire che l'80% sono pensioni al minimo, per non parlare quelle anche al di sotto degli assegni sociali e quant'altro. Quindi noi nella manifestazione vogliamo ribadire la necessità di un intervento forte per rimettere al centro il problema della dignità dei lavoratori pensionati e dei pensionati, perché questa crisi, tra le cose che ha prodotto un grande impoverimento e un grande disagio sociale, a cui bisogna fare assolutamente dare rimedio. È importante questa manifestazione unitaria perché ci permette di poter riprendere un dialogo forte non solo tra di noi ma soprattutto nelle parti sociali con il governo, affinché il governo decida finalmente di ascoltarci e di trattare, di riprendere un tavolo di trattative che noi in questi ultimi mesi non abbiamo avuto. La legge Fornero deve essere cambiata, non è più possibile pensare che si vada in pensione a 70 anni e i nostri giovani saranno sempre disoccupati se le pensioni continueranno ad essere così alte. Le associazioni ambientaliste contestano una legge regionale che consente attività cinofile e cinotecniche all'interno del parco Velino Silente e di altre riserve naturali, andando così a disturbare le specie protette. Servizio. C'è una legge regionale che permette oggi gare cinofile, addestramento di cani all'interno di parchi e di aree protette. Voi oggi protestate e chiedete alla regione un passo indietro. Sì, questa legge arreca notevole disturbo alla fauna in un periodo, durante quei mesi che sono esclusi dal calendario venatorio, quindi c'è un disturbo perenne alla fauna. Per quello che riguarda la fauna protetta, in particolare l'orso marsicano, questo disturbo si andrebbe a verificare in quelle aree come le riserve regionali, il parco regionale Silente Velino, che sono indicate come aree di espansione della specie. La specie sta gradualmente ricolonizzando i territori storici e attraverso questo processo di ricolonizzazione noi riponiamo le speranze per la sopravvivenza dell'orso marsicano, quindi una regione che si fregge dell'orso come simbolo e poi di fatto lavora contro l'orso e contro il PATOM, che è un piano d'azione che prevede la tutela dell'orso e soprattutto di queste aree periferiche ma anche vitali proprio per la specie. È una legge del poco incivile, che è un emendamento infilato di soppiatto in una legge che parlava di tutt'altro e che è totalmente incompatibile con tutte le norme sia nazionali, sia regionali, sia europee che riguardano la tutela delle aree protette e della fauna in particolare. Crea un disturbo assolutamente insostenibile, un danno diretto di distruzione della riproduzione di molti animali tutelati a livello europeo, per cui l'Italia ha un preciso obbligo comunitario di tutelarli e di evitare ogni forma di disturbo a questi animali. Se questo non è disturbo, io vorrei chiedere alla regione che cos'è il disturbo allora. Infermieri in piazza a Teramo per la giornata internazionale a loro dedicata. Il collegio provinciale dell'IPASVI incontrerà i cittadini assieme ad altre associazioni che si occupano di sanità. Alfredo Primante.
La figura dell'infermiere e la sua evoluzione negli anni, e questo è il focus della giornata internazionale dell'infermiere, indetta per oggi 12 maggio in onore di Florence Nightingale, nata a Firenze il 12 maggio del 1820, meglio nota come la signora con la lanterna, e considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica e la prima a proporre un'organizzazione degli ospedali da campo. A Teramo la giornata internazionale verrà celebrata domenica in Piazza Martiri con il Collegio Provinciale IPASVI, affiancato da altre associazioni come la FIDAS, che incontrerà i cittadini per promuovere l'educazione sanitaria. Ci sarà una onlus di clown Zupirù che promuoverà appunto un sorriso per i bambini. Loro sono spesso in prima linea in quelle che sono le unità operative di pediatria, e quindi per portare un sorriso ai bambini ricoverati. Ci sarà un'associazione di dietisti che quindi promuoverà anche quello che è un po' la forma fisica e quindi la tutela dell'alimentazione, di una sana e corretta alimentazione. Ci sarà l'AIOS, che è l'associazione di infermieri per la stomaterapia, e ci saremo noi infermieri, dove daremo delle brochure informative e dove anche daremo risposte inerenti a quella che è l'educazione sanitaria, anche attraverso la rilevazione dei parametri vitali. E questo pomeriggio il Giro d'Italia è arrivato sulle strade della nostra regione con la tappa che da Ponte arrivava alla Remogna. Vittoria per il belga della Lotto Team Wellens. La maglia rosa resta sulle spalle dell'olandese Tom Dumoulin, mentre in difficoltà Vincenzo Nibali, che perde altri secondi preziosi in classifica generale. Domani giro ancora in Abruzzo con la partenza da Sulmona per la tappa numero 7. L'arrivo è a Foligno. Di questa giornata rosa sulle strade d'Abruzzo si parlerà questa sera a partire dalle 21 nel corso della trasmissione Velò, le interviste e le immagini da Roccaraso. Ospite d'onore l'ex ciclista Danilo Di Luca, che parlerà soprattutto del suo libro Bestie da Vittoria, presentato qualche giorno fa, destinato a far discutere il mondo delle due ruote. Dunque appuntamento alle 21 con la puntata numero 11 di Velò, la rubrica ricordo interamente dedicata al mondo del ciclismo, ideata da Luciano Rabottini. In studio conduce Jacopo Forcella. E diramate le designazioni arbitrali per la 41esima giornata di Serie B. Modena-Pescara affidata a Fabrizio Pasqua, mentre Virtus Lanciano-Ternana a Renzo Candussio di Cervignano. E la restituzione di punti ha generato rinnovato entusiasmo in casa Virtus Lanciano, ma per completare la rimonta salvezza è necessario fare punti, e a tal proposito la gara contro la Ternana di dopodomani sarà fondamentale e non può essere sottovalutata. Andrea Costantini. Cancellare le ultime due sconfitte, soprattutto cancellare l'approccio alla partita simile a quello avuto due sabati fa al Biondi contro l'Avellino. La Virtus Lanciano si è rimessa in carreggiata dopo la restituzione di tre punti sentenziata dalla Corte Federale d'Appello, ma non basta. Ora, al resto dovrà provvedere la squadra di Maragliulo, che non deve commettere però l'errore di pensare che i tre punti di sabato sono automaticamente in cascina. Basta pensare anche a quelli che sono i precedenti tra le due squadre. Dal 2006 ad oggi abbondano i pareggi, ben 11, a fronte di appena due vittorie a testa. In Serie B l'unico successo frentano risale al 2014, 0-1 al Liberati con una rete di Mammarella. Al Biondi invece l'ultima vittoria risale al novembre 2008, in prima divisione, quando la Virtus Lanciano di Eusebio Di Francesco ebbe la meglio sulle Fere con due reti segnate dopo il 90° da Bolic e Colussi. A Lanciano nelle tre partite giocate in cadetteria negli anni scorsi è sempre finita con lo stesso punteggio, 1-1. Ma alla Virtus servono i tre punti, e non serve neanche considerare come alla squadra di Breda mancheranno due pezzi da 90 come l'ex Vitale e il fantasista Falletti. Regali non se ne fanno, nessuno li ha fatti finora in queste ultime giornate di campionato. Il tecnico Breda quasi certamente dovrà rinunciare all'infortunato Zanon, probabili Valiant a sinistra, Santa Croce a destra, col rientro al centro di Carriello. Davanti sicuri Furlan e Ceravolo, da verificare l'altro ex Grossi e Coppola, che non sono al top.
Sul fronte Virtus si è allenato l'attaccante Marilungo, che stringerà i denti per essere della partita a sostegno di Ferrari. Mancherà Aquilanti per l'infortunio alla coscia rimediato domenica scorsa. Tornerà Amenta, che farà coppia con Rigione. Squalificato Bacinovic, Maragliulo dovrà decidere se dare ancora fiducia ad un Vitale apparso appannato nelle ultime uscite o lanciare per la prima volta come titolare Gian Donato. I tre punti sono d'obbligo per ipotecare la salvezza o addirittura centrarla in caso di una serie di risultati dagli altri campi particolarmente favorevole. Andiamo in Lega Pro, mentre l'Aquila prepara il doppio confronto play-out con Rimini in casa Teramo, si pensa al futuro. Ma prima bisogna risolvere la questione sulla permanenza o meno del tecnico Vivarini, lungo ma interlocutorio l'incontro di ieri. Il servizio. Momenti diversi per Teramo e l'Aquila. Se i biancorossi possono pensare al futuro, l'Aquila prepara il play-out che vale la stagione. A Teramo la vicenda delle ultime ore è quella legata alla permanenza o meno del tecnico Vincenzo Vivarini. Ieri l'incontro tra le parti, alla presenza del procuratore e dell'allenatore Libertazzi, del DG Scacchioli e del DS Impectore Lupo. Un faccia a faccia lungo ma non risolutivo. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Sul piatto diversi nodi. Da un lato la gestione tecnica ed un'intesa da trovare tra l'allenatore Diari e il nuovo direttore sportivo sulle strategie future nell'allestimento dell'organico. Dall'altro la questione economica, con l'ultimo anno di contratto di Vivarini che la società vuole spalmare su 2 anni, prolungando così l'accordo col tecnico fino al 2018. La sensazione è che questi due nodi non siano facilmente superabili e che il ciclo tecnico legato a Vivarini possa essersi esaurito, ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e ulteriori previsioni difficile farne. Intanto su Vivarini c'è l'interesse del Matera, mentre Fulvio Pea resta in pole position per un'eventuale successione. L'Aquila ha ancora una decina di giorni per preparare il play-out d'andata del Fattori contro il Rimini del prossimo 21 maggio. Dopodomani i rossoblù effettueranno un test contro la Berretti. Il tecnico Carlo Perrone deve fare i conti con le assenze praticamente certe del difensore Sanni e del centrocampista Boulevardi, che salteranno il play-out. Al pari di San Domenico, fuori per squalifica, a meno che non vada a buon fine il ricorso presentato dallo stesso calciatore. Nel caso tornerebbe per il return match di Rimini. C'è molta fiducia circa la disponibilità di Pesoli e Maccarrone. Se così fosse sarebbe ipotizzabile anche la difesa 3 con i due giganti ad agire ai fianchi di Cosentini. Proseguono un lavoro differenziato gli attaccanti Perna e De Sousa, ma salvo complicazioni anche loro saranno disponibili per il play-out d'andata. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. Prima di chiudere ricordo nuovamente l'appuntamento alle 21 con Velora, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Ospite d'onore l'ex ciclista Danilo Di Luca, in studio Jacopo Forcella. E l'appuntamento con il TG6 invece torna alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.